tema della coprogettazione territoriale è uno dei temi individuati dal Comitato di Pilotaggio per il Coordinamento degli Interventi OT11-OT2 nell'ambito delle sue attività di attivazione e promozione di aree di lavoro comuni, ovvero ambiti tematici che derivano da azioni OT11-OT2 presenti nei programmi operativi e nei quali vi è l'interesse da parte delle amministrazioni titolari di PO a sviluppare strumenti e linee guida condivise a supporto della programmazione attuativa. A questo fine è stata attivata l'area di lavoro comune o ALC, metodi, strumenti e competenze per la coprogettazione territoriale, coordinata dall'Agenzia per la coesione territoriale. Chiediamo al dottor Barnabò e alla dottoressa Boselli, che per l'Agenzia hanno coordinato l'ALC, qual è stato il percorso di condivisione e di risultati che hanno condotto alla definizione di metodi, strumenti e linee guida a supporto del processo di coprogettazione territoriale. Il lavoro si è svolto attraverso attività in presenza e online nell'ambiente di collaborazione del Comitato di Pilotaggio Network OT11-OT2.it. Di coprogettazione si intende genericamente il processo di soluzione di un problema realizzato in maniera condivisa tra molti soggetti. Calato nelle pratiche pubbliche, la coprogettazione è il processo di analisi e progettazione di interventi realizzato dalle amministrazioni responsabili dei risultati degli interventi e della spesa insieme ai diversi soggetti del territorio implicati nel raggiungimento di questi esiti. Non si tratta di una novità. La coprogettazione territoriale è intesa in senso stretto, quindi riferita alle politiche propriamente territoriali, e si fa da molti anni, almeno dagli anni 90. E per politiche territoriali intendiamo le politiche di sviluppo, le politiche urbane, rurali, e che fin dagli anni 90 si sono dotati di strumenti, di pratiche che prevedevano un lavoro congiunto tra amministrazioni e altre amministrazioni competenti sugli stessi territori o con gli altri e insieme ai vari partner pubblici e privati che nei quei territori potevano sia aiutare l'amministrazione a realizzare gli interventi sia anche proprio in qualità di destinatari. In anni recenti il concetto di coprogettazione territoriale ha assunto però un significato un po' più ampio, divenendo quasi un principio orizzontale trasversale a tutte le politiche, non soltanto quelle più propriamente dette territoriali, assumendo il fatto che tutte le politiche, tutte le decisioni hanno o devono avere ricadute territoriali e quindi nel dialogo col territorio e con gli altri soggetti istituzionali impegnati ad intervenire variamente nei territori devono trovare un lavoro continuo di una condivisione sia nelle analisi che nella scelta degli interventi da realizzarsi. Impostato il lavoro dell'area di lavoro comune come una coprogettazione. Abbiamo approfittato di un setting già predisposto di lavoro congiunto tra tante amministrazioni che hanno aderito all'invito. Noi col ruolo di esperti abbiamo condotto il processo di costruzione delle linee guida, però attivando un processo di coinvolgimento attivo e creativo dei partecipanti che hanno risposto positivamente a questa proposta di lavoro. Abbiamo fondato quindi la costruzione delle linee guida facendo vedere anche in azione cosa significa attivare un processo di coprogettazione, di progettazione condivisa rispetto al raggiungimento di un risultato, di un prodotto, di un compito. E l'altro elemento è stato quello di fondare comunque il ragionamento con loro sulle loro esperienze, proprio a partire dal fatto che non si parte da zero, che
la pratica di progettazione territoriale ha una storia e i presenti avevano, tutti portavano al tavolo una loro esperienza diretta su queste pratiche. E insieme a loro abbiamo colto criticità, analizzato criticità dei processi in corso e individuato elementi invece promettenti da condividere e utili per le prossime, quelle in corso e quelle future pratiche di coprogettazione territoriale. E, insieme, però, oltre a lavorare sull'esperienza, abbiamo fatto sempre insieme un percorso di discussione di una proposta di metodo, che anche questa è stata dai partecipanti discussa e condivisa. Del lavoro dall'area di lavoro comune parte sicuramente da una proposta metodologica e anche diremmo di tipo di competenze che l'Agenzia per la coesione territoriale ha messo in campo come proprio contributo al lavoro comune, ma il risultato a cui siamo arrivati non è certamente solamente la riproduzione di questa proposta, ma è il risultato di un incontro fra la nostra proposta e le situazioni reali che i partecipanti all'ALC, all'area di lavoro comune, hanno portato al tavolo. I focus di questa metodologia sono sostanzialmente tre. La prima è l'oggetto, cioè la definizione della politica, sia che si tratti di una definizione di tipo programmatico o di una fase attuativa, è cruciale. Definire l'oggetto di cui stiamo parlando all'inizio con precisione è fondamentale. Un inizio del processo che spetta alla pubblica amministrazione, che è poi la responsabile delle policy, la quale deve essere chiara nell'indicazione degli obiettivi della politica, non della sua declinazione, che sarà magari il frutto del lavoro comune, ma l'obiettivo di quella politica, almeno l'obiettivo che l'amministrazione si pone, deve essere posto sul tavolo con estrema chiarezza. Questo favorisce la creazione di quello che l'Europa, il Codice Europeo del Partenariato, chiama un partenariato pertinente. Che vuol dire pertinente? Vuol dire che la partecipazione non è chi ci sta, chi ha voglia di partecipare viene, no, chi partecipa ha un interesse reale, forte, sull'oggetto, ha competenze specifiche da spendersi, ha informazioni da portare al tavolo importanti per la soluzione o per la costruzione di quella politica. Accanto a questo occorre che l'analisi dello scenario sul quale la politica o quell'intervento di politica incide sia precisa. Noi spesso ereditiamo scenari socio-economici da cui partiamo per la definizione del policy abbastanza sfocati, spesso poco aggiornati, non focalizzati, ripeto, piatti, un po' generici. Invece la qualità dell'analisi è un altro dato importante che va costruita dal tavolo. L'analisi non è un presupposto, non è qualcosa che viene messo prima o in parallelo, è un prodotto del tavolo. Nelle politiche pubbliche c'è un tema piuttosto grave di efficienza nella gestione della politica. Spesso noi, il lato più rilevante, rilevato da ovviamente dagli utenti, che siano cittadini o imprese, ma rilevato anche da chi in Commissione europea fa le analisi del funzionamento della pubblica amministrazione, è l'inattendibilità dei tempi. Spesso i tempi di un'esecuzione di una politica, di un intervento, sono unpredictable, non sono facilmente definibili, sono continuamente spostati. Allora c'è un tema di efficienza, però il tema di efficienza si può affrontare in tanti modi, si può affrontarlo anche in maniera riduttiva, invece va affrontato in maniera di nuovo creativa e arricchente, e questo dipende da come facciamo progettazione. Abbiamo ipotizzato un meccanismo di gestione circolare del processo progettuale in cui tutti i soggetti che hanno responsabilità di contenuto, tecnica, di gestione dell'oggetto, di quella politica, sono presenti al tavolo contemporaneamente fin dal primo minuto e interagiscono continuativamente. L'oggetto migliora in tutte le sue parti velocemente fino ad arrivare a un punto in cui la qualità da tutti i punti di vista è garantita e assicurata dalla partecipazione, dalla coprogettazione, la coazione di questi soggetti. Questo è l'altro punto importante, e questo ci consente anche di controllare i tempi. Annunciare una politica, annunciare l'attuazione di una politica,
darci delle scadenze, rispettarle, è l'elemento che oggi il mercato politico, quindi i cittadini, le nostre imprese, guardano con più attenzione. Le cose devono succedere quando sono previste. Politiche che abbiano capacità innovative, politiche che incidano in profondità nella realtà a cui si riferiscono. Abbiamo cercato di prendere i principi del design industriale e applicarli o tradurli, ovviamente reinterpretandoli, al policy making, all'attività di costruzione della politica. E ci siamo dati un'idea che è quella del policy design. Siamo invece dell'industrial design, il policy design. Cosa vuol dire fare policy design? Significa alcune cose. Innanzitutto passare da una logica di politiche che normalmente inseguono la domanda, quando la domanda si è già espressa, è diventata evidente, a questo punto la politica insegue, spesso la insegue in maniera frammentata, risolve elementi puntuali ma non strutturali. Fare policy design significa fare politiche che anticipano la domanda, o meglio colgono una domanda latente dei cittadini e delle imprese e la traducono in soluzioni prima che la domanda si traduca in disagio o addirittura in protesta. Quindi una pubblica amministrazione che non va alla rincorsa alla domanda, ma in qualche maniera la interpreta e l'anticipa. Questo è un dato fondamentale e questo è un moderno modo di fare consenso. Il secondo punto è e come gestire i processi creativi. Allora, di nuovo abbiamo detto che il processo di gestione partenariale di una politica deve essere aperto all'innovazione, esplorativo. Qui dobbiamo in qualche maniera essere capaci rispetto all'oggetto di avere un'attività di scouting, di dove sta la migliore competenza innovativa su quel tema, che spesso non è del territorio che quella politica diremo attua, ma va cercata con grande apertura. Un'attività di coprogettazione partenariale si giudica dai risultati che dà. Se il risultato è buono, vuol dire che si attiva un processo che ha in qualche maniera si autoalimenta, che in qualche maniera già si proietta oltre la fase di progettazione.